Come licenziarmi mi ha permesso di guadagnare di più. Lo so che sembra un controsenso, ma spesso fare un salto, tra virgolette, nel vuoto, che poi non è un vuoto se è organizzato, si apre veramente un portone quando si chiude una porta. In questo video ti spiego che cosa è successo e come ho potuto volgere anche delle situazioni poco sfavorevoli a mio vantaggio. Ciao, sono Giada Capodilupo, architetto e docente Autodesk da adararchitettura.com. Insegno a tutti i progettisti come risparmiare tempo e guadagnare di più attraverso l'apprendimento di software altamente richiesti nel mondo del lavoro. E se non l'hai ancora fatto, ti invito ad iscriverti ai miei canali social per rimanere sempre aggiornato e ricevere i miei contenuti prima di tutti. Detto ciò, torniamo a noi e facciamo un salto nel passato. Non sempre, ovviamente, mi sono trovata in una situazione economicamente favorevole. Basta pensare che quando ho iniziato facevo la gavetta presso uno studio di architettura dove mi davano 400 euro per star lì tutto il giorno, tutti i giorni. Quindi assolutamente penso una fase di queste l'abbiamo passata tutte, ma anche momenti di difficoltà dove non sempre c'è stato un flusso di lavoro costante o dove ho dovuto necessariamente cercare delle collaborazioni per far buon viso a cattiva sorte. Ma non è di questo che ti voglio parlare, ti voglio parlare di una cosa fondamentale, e cioè: spesso magari persone mi guardano da fuori e dicono: ah, lei è stata fortunata perché ha avuto questa botta di culo piuttosto che quest'altra e così via. Allora, vorrei dirti una cosa, vorrei darti un'informazione preziosissima, una frase che a me ha lasciato il segno quando l'ho sentita per la prima volta e che mi ha un po' aperto gli occhi sulla realtà, perché anche io spesso, quando mi trovavo magari in una situazione di difficoltà, guardavo a colleghi che magari in quel momento invece erano in una situazione positiva e li guardavo con l'occhio, diciamo, della scusa. Ah, sì, ma lui si trova in quella situazione perché è fortunato, perché è così e perché è colì. Io invece sono piccola e nera, ok? Spesso ci viene fin troppo facile in situazioni poco piacevoli fare questo tipo di ragionamento. In realtà, una frase che mi ha colpito tanto è una frase di Paul Krugman, non so se si pronuncia esattamente così, comunque la sostanza è questa, recita così: la fortuna è quando l'opportunità incontra la preparazione, che vuol dire che la botta di culo in sé non esiste, o meglio, esiste l'occasione giusta al momento giusto, se ti sei preparato a raccoglierla. Se rimani lì a piangerti addosso senza far nulla per migliorare la tua situazione, indovina un po', continuerà a rimanere esattamente invariata. Quindi, anziché continuare a dirti quanto sei piccolo e nero, chiedi al tuo cervello una cosa fondamentale: cosa puoi fare per uscire da quella situazione? Se io oggi faccio quello che mi piace, lo faccio come mi piace, senza avere capi, senza avere dei limiti nell'orario lavorativo, nel senso che c'è qualcun altro che mi impone quando, dove e come devo lavorare, non è perché sono stata fortunata, ma è perché mi sono fatta un coso, insomma. Non voglio essere troppo volgare, però insomma, perché c'è tanto lavoro alle spalle. Ovviamente non si realizza tutto in una notte, ma devi avere tre cose dalla tua per arrivare esattamente dove vuoi andare. Allora, prima cosa, devi avere chiaro qual è il tuo obiettivo. Quindi, qual è il tuo obiettivo in questo caso dal punto di vista lavorativo, ma potremmo estenderlo un po' su tutto l'aspetto della vita. Comunque, qual è il tuo obiettivo? Il mio era differenziarmi e staccarmi dal mondo della progettazione tradizionale. Ecco che come ho conosciuto il BIM, l'ho abbracciato a 360 gradi e questo poi mi ha permesso sicuramente di aprirmi tante altre porte. Quindi la fatica iniziale che ho fatto di rimettermi in gioco, di imparare nuovamente, anche se comunque ero giovane, no? Tanti mi dicono: ah, ma io ho 50 anni e sono in target, diciamo. Assolutamente sì, non è mai troppo tardi per imparare. Ho studenti che comunque non sono così di primo pelo dall'università, eppure stanno comunque riscontrando tanti piacevoli benefici dall'utilizzo del BIM. Poi, una volta che hai chiaro dove l'obiettivo, quindi dove vuoi andare, devi tracciare un percorso, quindi spacchettarlo in tappe raggiungibili, ma soprattutto con una scadenza. Puoi mangiare un intero elefante? Sì, a piccoli pezzi, un po' alla volta. Ovvio che se vuoi pretendi di fare tutto tutto insieme, non si riesce. E
E poi una terza cosa fondamentale è addrizzare il tiro lungo la strada, perché le cose non vanno mai esattamente come te le sei immaginate. C'è sempre l'imprevisto di turno, la difficoltà, il contrattempo, c'è qualcosa che poi puntualmente magari va storto o perché no, invece magari ti dà un'accelerata. Quindi non è che tutte le cose, che capitano sono insomma, da demonizzare. Ci sono tante cose che inizialmente no, ci sembrano un male, ma che poi in realtà, se sei in grado di cavalcare l'onda, riesci a avvolgerle a tuo vantaggio. Quindi quello che io mi sento di dirti è: intanto mettiti in discussione e fai chiarezza su quelli che sono i tuoi obiettivi di vita, ma ovviamente in questo caso parliamo di obiettivi lavorativi. Valuta seriamente dove sta andando il mondo della progettazione, perché il mondo della progettazione si sta spostando definitivamente verso il BIM e continuare a rimanere ancorati alle vecchie convinzioni, se hai in mente dei cambiamenti, se hai in mente di migliorare la tua posizione attuale, lavorativa, economica e così via, sicuramente rimanere dove sei non ti aiuterà a fare dei passi avanti. E poi, una volta che hai fatto un piano, preparati agli imprevisti. Più sei preparato agli imprevisti, più non sarai colto di sorpresa quando inevitabilmente accadranno. Quindi il successo, o meglio, il raggiungimento di quelli che sono i propri obiettivi, quindi ognuno ha la propria definizione di successo, non ce n'è una univoca. Per me, il successo era poter essere libera da dei capi, da poter decidere io quando lavorare, come lavorare, per seguire anche un po' i miei ritmi fisiologici. Quindi se un giorno voglio lavorare fino alle 10 di sera e voglio alzarmi più tardi la mattina lo posso fare, viceversa, ovviamente c'è sempre qualcosa da fare, però avere la flessibilità anche di poter fare una commissione durante la giornata senza dover rendere conto a nessuno, per me quello in quel momento era il successo. Poi è ovvio che andando avanti si alza sempre di più l'asticella. Però l'importante è avere chiaro dove vuoi andare, tracciare un percorso ed essere pronto ad addrizzare il tiro, perché ovviamente non hai la palla di vetro, non puoi prevedere che cosa accadrà, gli imprevisti nella vita ci sono, quest'ultimo anno ne è stata una prova per tutti quanti. Ma se hai fatto un piano, se ti sei preparata adeguatamente, quando busserà l'opportunità alla tua porta, tu sarai pronto ad aprire. Se invece rimani esattamente fermo dove sei e non ti prepari, non ti formi, non segui anche la direzione che sta prendendo il mondo del lavoro, rischierai di rimanere inesorabilmente indietro. Quindi ti invito un po' a fare chiarezza, traccia un attimo i tuoi obiettivi, traccia come puoi arrivare ad essi e ovviamente pensa anche dei piani B o C se le cose dovessero andare semplicemente in maniera diversa da come te le eri prefissata. Nella mia carriera lavorativa il BIM ha fatto una notevole differenza e impararlo prima di tanti altri colleghi mi ha dato non solo uno sprint in più nella mia vita lavorativa, ma anche poi all'esterno si è riversato sotto tantissimi aspetti positivi, quindi persone conosciute, opportunità di lavoro interessanti, ampliare il mio bagaglio, diciamo, di esperienze lavorative e anche a prendere incarichi più prestigiosi economicamente. Se vuoi saperne di più sul BIM e quindi anche i benefici che può dare alla tua di vita, ti invito ad iscriverti al mio corso completamente gratuito proprio su Revit e sul BIM. Revit è il software con cui si applica il metodo BIM. E è un corso completamente gratuito, ti basta cliccare sul link che trovi qui sotto, vieni indirizzato su una pagina dove trovi un form, compilalo con i tuoi dati e fai attenzione a scrivere bene la tua email perché lo riceverai proprio via mail per 8 giorni. Sono 8 lezioni, 4 di tipo teorico sul BIM e 4 di tipo pratico sull'applicazione, sulla dimostrazione di quello che può fare Revit nella tua vita. Non devi fare altro che inserire la tua migliore email e ricevere subito la prima lezione. Io ti aspetto quindi per la prima lezione. Ci vediamo dall'altra parte. Ciao!